O glorioso Padre Pio, quando ci hai costituiti gruppi di preghiera, ci hai affiancati a Casa Sollievo come posizioni avanzate di questa cattedrale della carità e ci hai assicurato che la nostra vocazione è essere vivai di fede e focolai d'amore nei quali Cristo stesso è presente. In questo tempo di pandemia diventa impossibile unirci fisicamente come gruppi di preghiera, ma ognuno di noi sa di essere persona di preghiera in comunione con tantissime altre e di molte ne conosce i nomi e i volti. In questo tempo tragico, o glorioso Padre Pio, facci sentire che siamo veramente uniti in un solo grande gruppo che abbraccia tutto il mondo e che si fa voce di tutte le cittadelle di carità, ospedali, che lottano, soffrano e pagano con la loro professionalità per sconfiggere il male del coronavirus. O glorioso Padre Pio, fatti mediatore della nostra preghiera presso il Cristo crocifisso, da cui sei stato costituito cireneo dell'umanità. Attraverso la tua mediazione vogliamo intercedere per le persone colpite dal virus e per quelle che questo flagello hanno lasciato questo mondo, feriti e caduti di una guerra giunta improvvisa senza essere dichiarata. Per le famiglie dei defunti e dei malati, segnati nei legami più cari e in apprensione, vittime inermi di un nemico giunto come un ladro a modificare gli affetti e le relazioni. Per chi, costretto all'isolamento in quarantena, esperienza quasi di arresti domiciliari, non per colpa commessa ma toccato da un avvenimento incomprensibile, magari infettato mentre compiva il proprio dovere professionale. Per i medici di famiglia e gli operatori del primo soccorso, in trincea, con poche sicurezze, a volte senza mezzi, a combattere un nemico invisibile. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i lavoratori di tutti i presidi ospedalieri, campi di battaglia, senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire. Per i responsabili della vita civile, governanti e amministratori, leaders in tempi calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e impopolari. Per il mondo dell'economia, per i lavoratori, gli operai e gli imprenditori di tutte le categorie, che vedono indebolita la loro attività e temono per la resistenza delle loro imprese. Toccherà a loro la ricostruzione al termine di questa guerra, che si rafforzi in loro la creatività e il senso del bene comune. Per i dimenticati, anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless, tutte categorie rimaste come escluse dai circoli relazionali, ma che già erano in debito e difetto nei loro confronti. Per gli ultimi, che non appaiono più nell'informazione giornalistica e televisiva, gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il nostro mare, tutti questi esistono ancora come prima e continuano il loro calvario. Per ognuno di noi che vive questo tempo col cuore ferito, ma sa che soprattutto in una situazione come questa deve essere ancora di più vivaio di fede e focolaio d'amore. Aiutaci, o glorioso Padre Pio, a intercedere per tutte queste persone.
sono la carne di Cristo, sono l'Eucaristia che in questi giorni non possiamo ricevere, sono l'Eucaristia vivente fatta persona debole e sofferente. Sul loro volto risplende il volto del Figlio di Dio, il dolcissimo Gesù, crocifisso e risorto. Amen.